concerto al Teatro Petrarca per celebrare la Giornata Mondiale del Jazz. Una ricorrenza istituita nel 2012 dall'UNESCO, celebrata per la prima volta in città con l'evento Mojo, a cura della Jazz on the Corner Open Orchestra, che ha presentato il disco d'esordio con un omaggio alla musica del celebre sassofonista e compositore statunitense Joe Anderson. Creare un gruppo così numeroso non è affatto facile, le cose piano piano stanno ingranando, il pubblico comincia a seguirci, a essere curioso, a essere interessato, quindi per noi questa è la cosa più importante. Ospite della serata Daniele Malvisi, uno dei maggiori rappresentanti del sassofono jazz in Italia. Sono fantastici, io li conosco più o meno tutti, alcuni sono stati miei allievi in tempi passati, quindi sono veramente felice e vorrei che fosse un'occasione che intorno a questi ragazzi si stringesse in qualche modo tutta la città d'Arezzo, perché queste sono ricchezze più uniche che rare, quindi bisogna sostenere questi sacrifici che fanno questi ragazzi, perché tante volte ci si lamenta dei ragazzi, no, che non fanno qui, non sono là, ecco, queste sono persone che hanno scelto di dare il loro tempo a qualcosa di veramente bello.